giornata del pallacanestro. Il benvenuto alla partita tra Radio Punto Ricento e Solva Basket Golfo Piombino. La partita si gioca con il pallone Holden, pallone ufficiale di Rete Nazionale Pallacanestro. Buon divertimento a tutti. Arbitri d'incontro, signor Andrea da Piumine e signor Spessotti di Gorizia. Solde Basket Golfo Piombino. Numero 3 Edoardo Petroni. Con le sue 20 vittorie e 10 sconfitte, scordiamoci 40 punti, i problemi di tutta questa regular season, perché oggi comincia un nuovo cammino e speriamo di arrivare sino alla meta. Abbiamo lasciato il campo base pieni di speranze e ora siamo pronti, ora ci siamo. Dal Palarco di Cento, buonasera gentili telespettatori, da Gabriele Sbattella, Marco Granata, Federico Spergo. E allora si comincia, signori, tra Cento contro Golfo Piombino. Il clima qui al Palarcos è più che mai caldo. Il carnevale organizzato dagli Old Lions, questa meravigliosa tifoseria biancorossa, sta per dare il benvenuto a questa prima partita, gara 1 dei playoff, inaugurati ieri sera con Piacenza. Allora, per le formazioni e la presentazione della linea, Marco. Sì. Le formazioni sono quelle annunciate, ovvero i soliti 10 che hanno fatto parte della trame che Leo Quisco, giovanato da parte della formazione di Piombino, arrivato a fine marzo dopo il fallimento del Basket Napoli al posto di Genovese, che era passato all'inizio dello stesso mese di marzo in quelle di Orzi Nuovi. La trame che scende con Fontecchio, Brighi, Vedetti, Contento, D'Alessandro, De Martini, Benfatto, Andraus, Locci, Caroldi, Leandoli, signor Giordani, Pedroni, Iardella, Corriere, Giovanato, Persico,
state Benucci, Franceschini, Bianchi, Gigena, Regione, Gabellieri, nella formazione toscana, allenatore signora Massimo Padovano, allenatore Costa Giordani, nella formazione della Tramec, due precedenti, 7-2-6-1 a Piombino all'inizio di dicembre, 8-7-6-9 a metà marzo qui alla Palartos. Partita importante e già decisiva, perché non c'è oggi senza domani. Federico, a te per l'aspetto tecnico. Da genovese Giovanotto cambia, manca un tiratore dei punti, la squadra di Piombino è molto più interna, quindi probabilmente nel triturato potrebbe esserci la differenza di questo match. Sì, sicuramente con Persico che da molti centimetri anche al nostro lungo ben fatto, soprattutto Persico, un giocatore anche di molta esperienza, penso classe 86 come Ricky Cortese, forse tutte e due in nazionale al tempo. Sicuramente non hanno un tiratore esperto, ma giocatori esperti come Gigena e Persico che possono allargare il campo anche. Non sono molto. Persico può dare spazio, può avere anche il tiro dalla media, cosa che magari ben fatto può faticare a andare fuori a difendere, però speriamo di metterla a partire dalla parte nostra con i tiratori e con gli esterni. Eh sì, intanto i playoff sono già iniziati. Gabriele, ieri Piacenza ha vinto 89-76 con San Miniato, partita non semplice quella della formazione di Cosi Bizzosi, se non erro alla 14ª vittoria consecutiva. All'intervallo vinceva San Miniato 39-38, poi un 29-14 di parziale nel terzo quarto e partita in saccoccia per la squadra piacentina, 24 di Infante, 18 di Sanguinetti e 16 di Gasparin nella squadra del direttore sportivo Dante Anconetani, mentre i play-out sono iniziati con una grande sorpresa relativa. Livorno ha espugnato un campo di Pistoia dove gioca il Bottegone per 78-66 e si porta nella serie avanti 1-0. Ma stasera, oltre a 100 Piombino, c'è l'attesissimo derby tra Rimini e Forlì, attesi più di 3.000 persone alla Palafiera con più di 2.000 biglietti venduti in prevendita, e l'altra sfida tra Cecina e Valsesia, mentre a chiudere il percorso dei play-out del nostro girone c'è Oleggio contro Custorino, che a memoria dovrebbe essere tra virgolette una passeggiata per l'Oleggio. E allora mancano pochi secondi, amici, prendiamo subito tutto il tempo che ci vuole, perché fra qualche istante è palla 2, fra qualche istante è showtime. Da destra a sinistra, Cento che gioca in completo bianco e inserti rossi, ed è giallo-blu, blu e concerti gialli la formazione toscana di Piombino, provincia di Livorno. E allora sarà palla 2, amici. Il quintetto si parte. Sì, il quintetto di partenza. E allora contento, becca subito un fallo dopo 2 secondi. Sì, Gabriele, il quintetto di partenza di Piombino è cambiato rispetto alle ultime giornate nel quale partiva Gigena come ala piccola, e invece parte classe 94 Camillo Bianchi come ala piccola, di fatto l'unica ala piccola di ruolo nella formazione. Allora D'Alessandro di Piombino scambia con contento, ancora lo scarico per Michele, ben fatto, la palla che va sul ferro, recupera il numero 11 Mattia Venucci, gioca il pallone, attenzione, il tiro va a 3 punti di Piombino, la palla sul ferro, recupera ancora Pedroni e la Venucci, rimbalzo di Oleggio, il playmaker, attenzione a Giovanotto, cercano Persico, come attenzione al tiro di Piombino, dalla la palla media sul ferro ancora. E allora Cento con D'Alessandro, anzi De Martini, chiedo scusa. Contento, lo scarico per Benfatto, ancora Benfatto, attenzione, c'è la possibilità di tiro di 3 punti a parte di De Martini, va a canestro ma viene fermato da un fallo, non è fallo. Stoppata regolare di Edoardo Pessico, che è il specialista nel girone con una stoppata e mezza in media partita.
Parte Pedroni, dunque Venucci gioca nel spot di guardia, poi Giovanatto, Persico e Bianchi nel ruolo di ala piccola, Giovanotti da ala grande e Persico da lungo, ora su Mattia Venucci che tira tre punti, è sbagliato, il rimbalzo di Giovanatto, la palla ancora deviata dalla sformazione di Piombino che tira la palla, Giovanatto da ex Napoli, tira tre punti, la palla si incastra sul ferro, si infila in mezzo al ferro, però il pallone è nella parte della tram che dovrebbe essere. No, la freccia dà ancora il possesso alla squadra di coach Padovano. Benedetti contento, De Martini, Andreaus, ben fatto il quintetto della squadra di casa con De Martini che ha preso il posto di Caroldi nello starting five. Persico in posizione di post basso, ex Pavia, Livorno, ingancio, tiro sbagliato, rimbalzo. E allora contento, recupera il pallone. Contento, si butta dentro. Va a destinazione. E trova il canestro. Contento. Contento. Sblocca la partita, Marco Contento. Bianchi per Giovanatto, ancora Venucci, spalle in posizione di post per ancora Persico. Persico gioca l'uno contro uno contro. Attenzione, 11 punti, tira il tiro dell'11, Venucci sbagliato, il rimbalzo di Camillo Venucci. Bianchi e ancora Piombino, Persico mezzo all'area, quarto tiro di Persico che va a realizzare, due pari, cercato molto Persico in questo primo inizio di partita. Andreaus va a segnare, Andreaus, due per lui, 4-2. La formazione ospite cerca 4-2 spesso il suo lungo Persico. Se ne sono andati già due minuti la palla fuori. E Bianchi che ha il pallone, lui c'è Benedetti, pallone per Venucci, cerca la penetrazione, Venucci lo chiude contento, si alza, tira, Venucci sbaglia, rimbalzo di Andrasca, aiuta Benedetti, ancora De Martini. E allora ancora Cento con De Martini che tende di costruire con il contento, il tiro a tre punti, la palla sul ferro. Lo scarico di Contento. E recupera Andreaus. Si va a beccare anche un fallo Andreaus. Grandissimo Andreaus a seguire il tiro di Contento, prende il rimbalzo in attacco e subisce il fallo. È questo che Cento vuole, la gente che si butta su tutti i palloni, fa vedere che ci tiene un sacco la partita. De Martini si occupa della rimessa, l'uscita di Contento. Marcato stretto, fallo subito da, ben fatto da Edoardo. Tre falli a zero. In effetti non molto contento della chiamata arbitrale, ma avevamo visto addirittura il primo fallo per due secondi di Venucci sulla salto 2. Tanto Andreaus non va, sbaglia, Giovanatto recupera il pallone per Mattia Venucci. E ora Piombino in avanti con il play, oggetto di desiderio di molte squadre. Persico dalla media distanza, tira e va a realizzare ancora Edoardo Persico, 4 per Piombino, tutti per lui. De Martini. Allora De Martini. Andreaus. Per Andreaus. Ben fatto, una grandissima giocata, fa saltare Persico e appoggia il tabellone. Gran giocata di ben fatto. Venucci per Persico, Bianchi esce dal blocco, presa molto aggressiva della Tramec, Genovese che scarica ancora per Venucci, ancora Bianchi, vediamo Persico, pallone perso dalla formazione di casa, non si è capito né Bianchi né Persico, palla sul fondo, Gabriele a te la linea. Sì, allora 6 minuti e 10 da giocare, se ne sono andati 3:50 con 100 in avanti, 6-4. E nella formazione Guerciniana in avanti con Contento. Il pallone per Benedetti. Tenta il tiro, la palla non va. Recupera ancora Andreaus. Palla fuori. Un po' forzata la conclusione di Benedetti, ma spesso lo si usa per mettersi in ritmo, per mettersi in partita. Andreaus di nuovo a rimbalzo e subisce un altro fallo. Fallo di Giovanatto, tra l'altro, primo fallo del numero 4 della formazione della grande di Piombino, che già ha esaurito il bonus. 4-0 infatti per la squadra ospite, a segno intanto Andreaus con il primo tiro libero, 7-4 il punteggio.
2 su 2 per Andrea Haus. Attacca Piombino con Pedroni, vediamo la classe 93 in palleggio per Venucci, ancora genovese, anzi state bene, Pedroni in penetrazione, scarica, tiro sbagliato, rimbalzo, e allora di recupera contatto per De Martini. De Martini contatto ancora per Benfatto. Un'altra giocata pazzesca di Michele Benfatto, carica al pubblico Michele Benfatto. Primo momento di difficoltà da parte di Piombino, attacca la formazione toscana con Bianchi per Pessico, ancora Benucci sul blocco di Lucio De Martini, ottima la difesa dei piccoli sul tenutissimo playmaker livornese, ancora genovese dalla mia distanza, forzato il tiro, rimbalzo di Contento, siamo a metà del primo quarto. Pallone per Andrea Haus, la stoppata! Viene fermato! Bellissima stoppata di Giovanazzo, palla piena! Grandissima difesa dal classe 81 del Friulano, classe 81, che evita il più 8, è un primo segnale di fuga della trama. Ora la salva con Venucci per Giovanazzo, vediamo lo schema per Venucci, ancora Persico contro Benfatto, si è cercato molto Persico, il calcio di Persico sbagliato, il cambio di calcio di Bianchi che però è sfortunato, allora non trova il canestro. Con De Martini. Ed intanto a tutta velocità il contropiede firmato Benetti, che trova anche i primi due punti del suo match. C'è un time out chiesto da coach Padovano, 12-4 linea della regia. Gabriele si riprende il gioco con Piombino che in questi primi 5 minuti e mezzo si è appoggiata tantissimo a Edoardo Persico, ma il problema è che gli altri non stanno facendo o non riescono per l'ottima difesa della Tramec a far canestro, e il pazzo dello sport è un'autentica bolgia. Eh sì, da una parte e dall'altra. Sì, ora Venucci che si occupa di portare giù la palla, non ha cambiato lo starting five Padovano, Giovanazzo su di lui, c'è Andrea Haus, ancora Mattia Venucci, il blocco di Persico, il raddoppio di Benfatto su Persico, palla toccata da Contento con la punta delle dita, altrimenti sarebbe stata la terza palla consecutiva buttata per la formazione di coach Massimo Padovano. Esce dai blocchi Pedroni, lui si è contento, e allora va contento. Va contento, grandissima la difesa di centro fino adesso. Perde la palla però Contento, che cerca un passaggio un po' difficile per il compagno, ma comunque è una benedetta che in difesa sta dando tutto, forse preparata e ripreparata da coach Giordani. Attacca Venucci per Piombino, ancora per Persico in posizione di post basso, si alza la media, Persico sbaglia, rimbalzo di Bianchi, già secondo rimbalzo offensivo della classe 94, ancora Bianchi, attenzione, tre punti, non facciamo ritirare, tre punti. Non facciamo è cortissimo, ritirare da tre punti, è cortissimo, Andrea Haus a riprendere la sfera, Benetti che porta sul pallone per la Tramec, vanno subito dal playmaker Daniele De Martini, Andrea Haus, vanno da Contento, allora Contento. Attenzione allo il scarico tiro. Per Andrea finta Haus, di tiro di Andrea Haus con Andrea Haus, fino in fondo Andrea Haus, 6 punti per lui, 6 per lui. Davide Andrea Haus si dimostra, tra virgolette, passatemi per il termine, animale da playoff, sente playoff, alza le sue intensità, la sua voglia di giocare,
sesto per lui, 14-4, siamo 7 minuti. Il fallo di Pedetti che non è riuscito a trattenere il primo passo di entrata di Mattia Venucci. 14-4. Piombino che da 3 minuti e mezzo abbondanti non fa più canestro. Il secondo, gli unici di 4 punti di questo primo quarto l'ha fatti Persico. Entra Iardella, è uscito Pedroni. Iardella, figlio d'arte, padre alla piccola nella Master Valentino Roma Arietti. Ancora per Genova, per Giovanatto. Scarica fuori per Venucci, su linea 3 punti, su legge Martini. Giovanatto finisce, infrazione di 24 secondi, palla persa numero 5 in questo quarto da Piombino. Ancora una buona difesa che costringe Piombino a un brutto tiro e soprattutto allora in avanti ancora 24 secondi. De Martini, vanno da ben fatto, che attacca Persico, l'arresto e il tiro corto. Non arriva il recupero di Davide Andreaus, rimessa a Piombino. C'è un cambio, esce Andreaus ed entra Luca Fontecchio. Bianchi dal pallone a Iardella, che si occupa lui del pallone, di portare giù la palla. Intanto vantaggi esterni a Rimini, per a Forlì per Rimini e a Cesina per Borgo Stesa. Contenta, antisportivo, scaccare l'antisportivo, un fallo è antisportivo, dovrebbe essere fischiato antisportivo. Giustissimo, era di fianco, il deve essere dietro, era laterale, quindi fallo normale. Coach Giordani è arrabbiato per questo mancato fischio antisportivo, ma presumibilmente diamo beneficio inventario alla fischiata arbitrale giusta, perché era a lato e non dietro. Se era dietro era tutto antisportivo. E allora Martini, ecco, centro in avanti, quasi 2 minuti al termine di questo primo quarto. Piombino che ancora a 4 punti, De Martini trova il totem di Piombino sotto, una stoppata, arresto e tiro. Iardella non va a segno. Rimbalzo Piombino, è a segno. Venucci, 2 punti per lui, rompe l'incantesimo. Allora contento, ancora di nuovo contento, tenta il tiro da 3 punti, Marco! Contento! Cinque per lui, 17-6 il punteggio, Persico, Giovanatto, su Lucia Fontecchio, ancora per Venucci, il blocco di Persico, esce ancora De Martini, pallone mezzale per Persico in palleggio su Lucio Albedetti, mi smesso a sfruttare nel miglior dei modi e lo fa. Un sesto punto per Persico. 17-8. Ecco, ancora contento. Contento, non trova il canestro e non trova la schiacciata. Fontecchio, arresta il tiro di Iardella. 17-10. L'hanno lasciato 40 da solo. Secondi dalla fine di questo primo quarto. Forse la prima reazione di Piombino. De Martini attacca, trova lo scarico per Contento, no, che non trova neanche il ferro. L'ultimo pallone, anche se c'è discrepanza di un secondo dai 24 della formazione di Piombino, che con le unghie è rimasta attaccata alla trave. Venucci da 3 punti, tira, sbaglia, il rimbalzo di Benfatto, 10 secondi per andare al tiro, e Benfatto regala la palla, che errore, a Iardella. 17-12, palla persa, palla recuperata, palla persa a Benfatto, clamoroso errore di Benfatto. Piombino, 100 però all'ultimo pallone,
esce De Martini e ben fatto entra Andreaus e Caroldi. 3 secondi al termine, ma clamoroso il regalo di Michele Benfatto, che praticamente ha rimesso in corsa la formazione di Piombino. Fontecchio, Caroldi, la sua specialità, tenta il tiro, non va. Prova una preghiera Caroldi che non trova neanche la rettina. 17-12 il finale di questo primo quarto, con la poca lucidità dell'ultimo minuto da parte Trame. Intanto che le due squadre riposano, aggiornamenti di altri campi, a 4 dal termine a Cecina, 11-10 per la formazione di casa, mentre a Forlì a 4 dal termine, 15 Rimini, 9 Forlì. E questa è una notizia. Forlì è la squadra più in forma del momento insieme a Piacenza, 13 vinte nelle ultime 15 partite, Piacenza 14-14. Ma vediamo questo secondo quarto qui alla Palardo. E allora si ricomincia, 29 secondi al via del secondo quarto, con 100 avanti di 5 punti, 17 punti per noi, di 11 punti per Piombino. Allora Marco e Federico, che primo quarto è stato? Primo quarto in quale gli ultimi 2 minuti della trama che sono da cancellare per qualche errore di troppo. Piombino era in difficoltà offensiva e anche difensiva. 4 punti di Ardella le hanno praticamente rimesso in partita, Federico. Ultimi 2 minuti da cancellare, come dicevi tu, ma pronta a ricominciare la Tramec con Mattia Caroldi. Cercano l'uscita di Contento, riceve Contento, blocco di Fontecchio. Allora attenzione, Andreaus, Caroldi, attenzione a 100, il capitano non riesce a attaccare, Fontecchio si butta dentro, il tiro di Fontecchio, attacco un po' forzato, non riuscivano a trovare la via per penetrare la difesa. Ora è Piombino in attacco. È entrato Guerrieri al posto di Bianchi, praticamente gioca con i tre piccoli, finora Mario Gigena non utilizzato. Pallone per Giovanetto, recupera Benedetti. Come ha rubato palla. Ancora Contento che fa lo scarico per Andreaus, ancora per il capitano. Ed ecco il buon attacco della Trame, Casegno, Mattia Caroldi. Ottimo il contropiede della Trame. Benucci per Iardella. Ancora Persico. Benucci. Giovanetto fuori, Iardella. Lui si è contento, penetra Iardella e va a realizzare, 6 per lui, 6 di Iardella, 6 di Persico, 2 Venucci, marcatori di Piombino. Attacco, spalla canestro di Benedetti, trova lo scarico per Fontecchio, si affida Contento che pesca il pallo di Iardella. Entra Franceschini a far rifiatare Persico, vivo di lungo corso e militato sempre negli ultimi anni a Piombino, giocatore di grande esperienza di questa categoria. Rimessa in zona d'attacco per la formazione di casa con Marco Contento, Gabriele, Federico, voi. Sì, allora ecco ancora Caroldi, quasi 1 minuto e mezzo di gioco di questo secondo quarto, se n'è andato. Il tiro a 3 punti di 100, la palla sul ferro, recupera Piombino con Guerrieri lascia la palla a Venucci, 19-14, 8-20 da giocare in questo secondo periodo. Venucci per Iardella, vediamo ancora il figlio d'arte su linea a 3 punti, cerca la penetrazione di Iardella, scarica fuori per Franceschini, forse fallo, si lamenta Piombino. Vedetti cerca un improbabile contatto con Giovanetto,
un po' fuori partita Luca Benedetti, e il fallo poi di Andreas dovrebbe essere, o di contento, dovrebbe essere Andreas, anzi contento. Brighe d'Alessandro a rimpolpare, a ripompare le forze in casa per la formazione di casa, le forze in campo per la formazione di casa, escono contento e Benedetti, così Luca Benedetti stasera in questo inizio di partita, non è entrato proprio nel clima di questo match. Attacca Piombino, Venucci, su di lui c'è Brighi, staffetta annunciata, attenzione ancora Piombino, Iardella sbaglia, ma rimbalzo di Giovanatto, ma recupera con Iardella e Giovanatto. Ancora Piombino, Iardella, blocco di Franceschini, cerca penetrazione, lo lasciano tirare, va canestro! Ora Iardella che fa la voce grossa, 19-16. 8 punti per lui. E meno 3 per Piombino. Iardella riapre la partita per Piombino, dando Lollo d'Alessandro per Lollo Brighi. Pescano Andreaus, spalla canestro per Fontecchio, il calcio ce l'ho, fatta non va. E allora... Corrieri, Venucci. Corriere palla a Venucci, a tre punti, Corriere, tre punti, sbaglia, per fortuna era un tiro dissente. Pericoloso, amici, rimbalzo pericoloso. Di Andreaus. Caroldi prende il blocco di Andreaus, l'arresto e tiro di Caroldi, a segno Mattia Caroldi, bellissimo il tiro di Mattia Caroldi. Ecco Caroldi, autore dei quattro punti in questo quarto per la Tramica. Attacca ancora Piombino con Guerrieri per Franceschini, Giovanatto, e il fallo, eh sì, a palla lontana, D'Alessandro doveva anticipare e invece ha tenuto la mano del numero 5 Guerrieri, c'è il numero 5 Guerrieri, e dunque rimessa in zona offensiva per Piombino. Attacca Venucci, Luis Brighi, scarico fuori per Iardella, diventato il pericolo pubblico numero uno, si alza la media Iardella, il ferro non lo aiuta, ma Guerrieri riesce a prendere il rimbalzo che però va nelle mani e di allora Fontecchio. È il capitano, va a mettere dentro, però è passi, non ho guardato, ha messo la palla a modi rugby Fontecchio, poi ha palleggiato. Buon fischio degli arbitri, l'unico dubbio riguarda sull'arbitro sportivo finora, buonissimo arbitraggio in questi suoni andrete spesso. E ora Iardella con Piombino a meno 3, a meno 5 scusate, attacca Giovanatto, Iardella. Attenzione, non facciamoli tirare da tre punti. Fallo di Andreaus, esce Fontecchio, non molto contento, quasi Giordani. Rientra ben fatto, 21-16. Match un po' bloccato ora. Iardella sullo scarico, penetra, si alza, pallone. Era un tiro low per Franceschini, non ci arriva. Non si è capito cosa voleva fare. Brighi, il tiro da tre punti. Da tre punti 100 la palla che però va fuori. Sfortunato il rimbalzo sul canestro. Non trova il canestro Brighi. Ma non trova il rimbalzo neanche la trappe, con la palla che va dietro al tabellone e tocca la struttura. Eh sì, c'è il classico tiro ignorante con nessuno rimbalzo, se va dentro sei bravo, se va fuori. Costa Giordania leggermente imprecato, ma ancora Iardella per Persico, per Giovanatto con Guerrieri, cerca penetrazione Guerrieri, si arresta, ferma, ancora Giovanatto per Iardella. Si alza, tira, canestro. 10 per lui. Intanto Venucci è in panchina. 10 punti per lui. Brighi che aspetta ben fatto sotto canestro. Buono il recupero di Piombino con Iardella. Attenzione a Piombino con Iardella ancora. Palla persa Iardella. Per fortuna. Canestro che vale tanto perché Gento è leggermente in difficoltà a livello difensivo e non riescono a mettere le contromisure per Iardella,
sta facendo veramente il diavolo 4. Ancora Iardella, palla persa e fallo, brutto fallo e fallo di Iardella su Andre Haus. Entra anche Gabellieri, è il terzo di Iardella, che non è la, non è un buon segnale per Piombino, e abbiamo l'impressione che Mario Gigena ancora in panchina abbia qualche problema fisico. Mario Gigena, un giocatore espertissimo, forse come dici te ha qualche problema fisico. Brighi, Andre Haus, Caroldi, Caroldi si butta dentro, vada ben fatto che sotto canestro, niente, viene fischiata infrazione di passi, ha ben fatto, palla persa quindi per la Tramec. Il punteggio di questo quarto, Gabriele, 6 a pari finora, punteggio molto basso, le due squadre faticano a far canestro. In attacco Franceschini per Persico, fuori per Gabellieri, ancora Giovanatto, Pedroni, Franceschini dalla media, ed è... la mette, 23 a 20. Franceschini che la mette dentro. Capitano della formazione di campo. Ben fatto, Andre Haus, Caroldi. Di nuovo Andre Haus. Fallo in attacco, fischiata, ben fatto. Fallo in attacco fischiato a ben fatto, e quindi nuovamente palla persa per la Tramec. Ben fatto, ha sbracciato per prendere posizione, poi va a bere i 95 kg di Franceschini con 305 di ben fatto, fanno tutta la differenza. Ora attacca Gabellieri per Piombino. Intanto la Tramec che è arrivato in bonus, Venusi è entrato, cerca la penetrazione, scarica Gabellieri, tre punti, la bomba, rimbalzo di ben fatto, altra possibilità del pareggio per Piombino sprecata. Caroldi cerca ben fatto e il canestro di ben fatto, 6 punti per lui, più 5. Pedroni, 25-20 punteggio, 3-13 al termine. Ancora attacca Piombino con Giovanatto a tre punti, la bomba va a segno! Giovanatto si presenta così, 25-23 e Piombino è a meno 2. Adesso spalla canestro addirittura da Alessandro, che forse usa troppo il fisico, troppo la spalla, che arriva finalmente sul petto del playmaker di Piombino, che affonda nell'area ed è fallo in attacco ancora per la Tramec. Fallo tecnico addirittura, coach. Il pubblico non la prende bene, ma no, non la prende bene per niente. Le proteste erano discretamente visibili, anche se forse era meglio un avviso prima del tecnico. Comunque, Venucci in lunetta segna. Terzo punto per lui. E dunque 25-24 e Piombino ha la palla in mano per il sorpasso. 2.46 al termine. Venucci su Lucia Brighi, Giovanatto, Pedroni, pallone per Giovanatto, per fortuna di centro, palla persa. E ora Caroldi, Andre Haus che si alza da no, due punti e mezzo. Attenzione, attenzione, Piombino, brutto fallo, brutto fallo. Un po' di discussioni fra tifosi e tutto, ma si mettono a posto gli arbitri, cambia la decisione arbitrale, palla Tramec. Insomma, il pubblico si è arrabbiato per qualche fischio dubbio.
Caroldi si butta all'indietro, canestro! Ed è Caroldi! Grandissimo canestro del capitano Mattia Caroldi! Con 6 punti nel quarto. 6 punti per lui, 27-24 all'ottavo, al 18° minuto, attacco Piombino con Pedroni per Franceschini. Ancora per Matteo Venucci da 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di D'Alessandro. Allora De Martini per il capitano, Fontecchio, Caroldi, di nuovo ben fatto, che fischia il fallo a Franceschini, penso, sì, fallo per il numero 12 Lugo di Piombino, Franceschini su Michele Benfatto, sarà rimessa dal fondo con 14 secondi sul cronometro. Caroldi, Fontecchio e Caroldi di nuovo. Per si butta dentro Fontecchio, attenzione, recupera Piombino, ha provato a fare un tiro, la recupera Pedroni, ora Venucci, 1.36 al termine, 27-24 pallone per Franceschini dalla media e sul tiro lo sbaglia, per fortuna di centro, rimbalzo di la copiata, ben fatto Caroldi. Caroldi si appoggia a De Martini appena tornato in campo. Allora attenzione Fontecchio, finta con Fontecchio per il capitano, 1-12 rinuncia a troppi tiri aperti la Trame, che fatica dopo a trovarne altri, ma intanto D'Alessandro prova la bomba che non va, contropiede velocissimo di Piombino, tira da 3 punti, rimbalza ancora, e ingenuità del numero 3 di Piombino, Pedroni, che non avendo segnato da sotto, forse un po' di nervosismo, fa un fallo accentuato un pochino da Trame, che è un fallo normalissimo, molti richiedevano l'antifortino, ma è stato solo accentuato. Piombino ha sprecato 2 rigori da sotto. Sì, veramente 2 rigori, un tiro aperto, 3 contro 1, non forse uno dei migliori tiri, però aveva gente a rimbalzo, ha trovato la gente a rimbalzo, ma non il canestro. Vedete, si butta dentro, ben fatto, per ben fatto la palla, ed è Fontecchio che torna a mostrare le sue doti atletiche, rimbalzo in attacco e canestro in tappeto, Luca Fontecchio. Ora minuto chiamato da Piombino sul 29-24 Trammeca, poco meno di 40 secondi dalla fine di questo primo tempo. Trammeca che sembra abbastanza sveglia, a differenza degli ultimi 2 minuti del primo quarto e gli ultimi e i primi 5 minuti del secondo quarto. Cecina invece sopra di uno contro Valsesia. E Rimini che è ancora avanti contro Forlì di sole 2 lunghezze. Allora Piombino e con Mattia Venucci a superare il metà campo, l'abbraccio di Venucci, fa lo slalom, poi De Martini, bravissimo Daniele De Martini, grande pallina di sacrificio difensivo, 26 secondi da giocare, zona attacco, 14 per Piombino, contento che tira la maglia a Pedroni non visto, ancora Venucci, gran palla per Franceschini e va a segnare, gran numero, quarto per lui, 29-26, ultima palla per Cento, ultima palla gestita da Daniele De Martini, 10 secondi al termine, ed è un fallo fischiato a Marco Contento in attacco e cambio di programma, ultimo tiro per Piombino che può tentare anche il pareggio. Ventinove, ventisei, 8 secondi
Sì, allora sarà una partita tutta da giocare, eh. Sì. Venucci. Non per niente scontato. Vediamo ancora Venucci. Non è passi per tutta la palla, sbagliata. Il rimbalzo e finisce il primo tempo 29-26. Più dura del previsto. Gabriele, Federico, per un commento finale. E secondo me rifiutiamo troppi tiri aperti in attacco, tiri semplici, anche se arrivano dopo 6-7 secondi d'azione, per me sono tiri che bisogna prendere, se no si fatica molto in attacco. E come abbiamo fatto fino adesso, forzando delle conclusioni in attacco e spesso con dei falli in attacco. Sì, allora, il primo tempo è concluso, 29-23%. Super spot e poi andiamo con i secondi 20 minuti. Allora, un minuto al via di questo secondo tempo, possiamo così chiamarlo, di Cento contro Piombino. Si soffre non poco, Sì, i numeri dicono che Piombino ha preso 24 rimbalzi nei confronti dei 20 di Cento. Il problema è che Piombino ha acchiappato 10 rimbalzi offensivi, il doppio della formazione di calcio, soprattutto con i piccoli che sono andati spesso e volentieri al rimbalzo. Poi le cifre dicono che le palle perse sono simili, 9 per entrambe le squadre, le palle recuperate più 2 per 100 contro 5-3 per la formazione di casa, gli assist 4 di 100, 1 di Piombino, insomma all'insegna dell'equilibrio, anche il 48% a 2 punti di 100 contro 44% di Piombino. Io vorrei, scusami se ti interrompo Marco, vorrei focalizzarmi su alcune valutazioni arbitrali che hanno fatto un po' infuriare il pubblico di casa. I due antisportivi, probabilmente uno dei due c'erano, anche perché sul primo non fischiato non c'è la controprova che non andasse a canestro il giocatore della trame, quindi doveva essere fischiato antisportivo. Intanto riparte la partita con Pedroni per Venucci. Venucci da 7 metri sbaglia, rimbalzo di Benedetti. E allora Benedetti gioca il pallone, se ne sono andati quasi 30 secondi. E c'è un fallo su Marco Contempo. Non un fallo intelligentissimo di Pedroni, che mette lo stampino, era già tutto contento. Andrea House, contento. De Martini che si butta dentro, va qui in fondo e trova che ancora stoppata che ha preso. Come abbiamo già detto a inizio partita, è il re delle stoppate nel nostro girone. Una stoppata e mezza partita, come diceva Marco. Andrea House invece prova il tiro fallo corto. E allora recupera Venucci, pallone per Pedroni. Persico esce dai blocchi, ben fatto Giovanotto da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Contento, per favore, bello Contento che si prende il pallone. Attenzione però a non concedere troppo a loro, Benedetti. Andrea House di nuovo. Andrea Benedetti vanno dentro. Andrea House spalla canestro, piede perno, non trova il canestro ma sporca il pallone che arriva nelle mani di De Martini. Da Contento per gli ultimi 10 secondi di questa azione, si butta dentro, lo scarico per Andrea House. Attenzione Andrea House, campo aperto per De Martini che punisce e sono 3 punti per Daniele De Martini. Tripla molto importante, Venucci, Persico, gioco 2 ancora per Pedroni, blocco di Persico, Bianchi, Venucci il blocco, pallone per Giovanotto sulla linea di fondo, lo scarico fuori per Bianchi, il tiro e va a canestro. Ed è Bianchi. Canestro Bianchi inventa un canestro, 32-28, tira in faccia al totem, ben fatto, e segna. Adesso è Benedetti che aspetta l'uscita di Andrea House, si appoggia di nuovo a Benedetti, il tiro, la finta di tiro, fallo, pesca il su fallo Andrea House del numero 13 Camillo Bianchi. Si parla del terzo fallo per Bianchi. Al terzo fallo c'è anche Iartella.
autore del recupero di Piombino nel primo tempo. Ora rimessa a centro. L'arbitro parla con Persico e ben fatto, forse c'è stato qualche parola di troppo tra i due. De Martini a gestire il pallone per la Tramec, si affida a Bedetti. Attenzione, si butta dentro e Persico stoppata. Con la quarta barra quinta stoppata di questa partita alza la sua media in campionato. Come avevamo detto all'inizio, Persico è forse uno dei più lunghi del campionato e fa sentire tutti i suoi centimetri. De Martini allo scadere sbaglia, in teoria sarebbe e recupera Bianchi, non prende il ferro. Venucci da tre punti, ci resta, tiro, sbaglia. Il rimbalzo in attacco però di Edoardo Persico, è gran pallone per Bianchi, canestro, 32-30. I rimbalzi, 4 punti per lui. I rimbalzi in attacco fanno la grande differenza in questo match. Ben fatto, contento per il tiro da tre punti. Attenzione con tanta palla che va. Ossigeno puro per la Tramec con i tre punti di Marco Contento. Ora è Bianchi con la palla in mano per Persico. Giovanatto, scivola Giovanatto ancora. Andreaus per sporcare il pallone, trova il fallo invece tramite Andreaus. Questa qua negli ultimi anni lo fischiano sempre. Eh sì, aveva cercato la sfera, ha trovato le mani di Giovanatto. 35-30, 6-45 al termine. Venucci sulla linea a tre punti, il blocco di Pesco ben fatto, palla persa e ha perso il pallone. De Martini dietro per Contento, di nuovo De Martini tre punti, De Martini passaggio per Contento che gli passa la palla e sono tre punti. Assist per Contento, tre punti per De Martini. Giovanatto per Bianchi che attacca Andreaus. Bianchi, arresto, ed è Persico che tira in faccia, ben fatto. Braccia lunghissime per Persico. Ottavo punto per Persico, si era un po' fermato durante il secondo quarto. Torna a far sentire i suoi centimetri. Ora è De Martini con la palla in mano. E il fallo subito da Contento su Pedroni, un po' troppo aggressivo sulla prima uscita del palleggio da parte dell'esterno triestino. Forza la Tramec e la palla in attacco per la Tramec, Gabriele. E allora subito centro in avanti con De Martini, palla per Contento. Se ne è quasi andato il quinto minuto, tenta Contento il tiro, la palla che va fuori. Il recupero clamoroso da parte di Michele Benfatto, la palla ancora per i padroni di casa, ma recupera Piombino. Sì, recupera Piombino sull'ennesima forzatura di un Bedetti mai entrato in partita. Pallone che Bedetti cerca di recuperare, la sfera di ancora c'è un arco libero, tiro sbagliato, rimbalzo di Bianchi, ancora in attacco, i rimbalzi fanno la differenza e ancora Bianchi. Sei per lui, sei punti, ma i rimbalzi offensivi dagli esterni di Piombino stanno facendo una grandissima differenza. Il fallo, no, questo per me era un buono canestro, anche perché la palla era già sollevata per il tiro. Comunque i rimbalzi in attacco stanno distruggendo la difesa della Tramec. Difesa tra virgolette, prendono sempre rimbalzi tranquilli. Molto 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 aggressiva la squadra di Piombino. Adesso fallo fischiato però a Persico su Benfatto. La rimessa sarà dal lato, se ne occupa Marco Contento. Allora Contento per De Martini, per De Martini
cercano ancora Ben Fatto, 38-34. Che attacca Persico, forse un fallo non fischiato, palla recuperata da Piombino, si mette un piedino De Martini, rimessa Piombino. Ben Fatto reclama un fallo, ma l'arbitro va al tavolo, chiama il cambio. Dentro Fontecchio, fuori Ben Fatto, forse chiamato giù solo per sbollire un po' Venucci. E allora in avanti Giovanacco, ancora la formazione di Piombino. Venucci di nuovo, Giovanatto. Speriamo che la nostra voce vi arrivi, perché Bianchi, il tifo è davvero assordante, il tiro da parte di Bianchi. De Martini, contento, il blocco di Fontecchio, si butta dentro contento e pesca il fallo di Edoardo Persi. L'altro Piombino ha già esaurito il bonus, il terzo fallo anche di Persico. Mette dentro contento, 9. Della serata finora, 10 punti per lui. Sì, 40-34, attacca Piombino con Venucci, pallone per Giovanatto, ancora Pedroni, il palleggio dell'esterno ancora per Persico, l'anticipo di Fontecchio. Persico chiude il palleggio, Venucci da 7 metri, mamma sbaglia, mia, altro rimbalzo in attacco e canestro di Giovanatto. Fanno male questi rimbalzi offensivi. Eh sì, assolutamente. Pedroni, quarto fallo. Al terzo fallo. Entra Franceschini per questo Pedrino. Punti per Marco Contento, 42-36 il punteggio, a 3:55 il termine. Venucci per Pedroni, Giovanatto, Giuse Andreaus, ancora Venucci, il blocco di Franceschini, attenzione a Bianchi, Piombino. Pedroni, pallone per Giovanatto, mancano 4 secondi per andare al tiro. Franceschini dalla media si alza, tira, sbaglia, il rimbalzo di Contento. E allora bel rimbalzo da parte di Contento, che si carica il pallone, lo passa a Fontecchio, che canestro Fontecchio, che canestro Fontecchio, un assist arrivato dalla da praticamente per terra con Marco Contento. È il fallo di De Martini che mette lo zampino, allunga la gamba, scampettato il numero 11 di Piombino, Venucci. Krabs sotto nel derby con Forlì e Cecina sopra invece contro Valsesia a 37-33.
E palla in attacco per Piombino, mentre gli sfottò tra le due tifoserie che finora si sono comportati in maniera egregia. Benucci, pallone per Giovanatto, prova l'entrata, scarica fuori, la recupera il capitano. E allora ecco, bellissimo l'assist da parte di Contento, attenzione per ben fatto. E allora Benetti, la palla che va a palla persa, Benucci per Bianchi, al bacio. Benucci per Bianchi, il fallo su Bianchi, la palla di Contento. Dopo l'ennesima forzatura di un Luca Benetti mai entrato in partita stasera. Bianchi dalla lunetta, segno. Mette 7 per lui. 7 punti per lui. Terzo quarto di grandissima qualità e sostanza. E sono 44-38, 2:35 al termine. E allunga le difese Piombino. Caroldi. Caroldi si butta dentro. Allora Caroldi trova ben fatto, a segno, ben fatto, e anche il fallo. Il cosiddetto end one per ben fatto. Il fallo è del numero 12, Franceschini. Ben fatto in lunetta per un potenziale gioco da tre punti. Rientra Iardella, uno scioglilingua. Iardella, ricordiamo, autore del recupero di Piombino nel primo tempo, poi è uscito per tre falli. Rientra adesso Franceschini. Bianchi, Benucci. E allora attenzione, attenzione, Franceschini trova il passaggio. Guarda per Giovanatto, tutto troppo facile per Piombino. Caroldi, Contento, Caroldi, trovano di nuovo ben fatto, a segno ancora, ottimo l'attacco biancorosso nelle ultime due giocate. Dovremmo recuperare un po' la testa in difesa, quella del primo quarto, dei primi 8 minuti del primo quarto. Franceschini trova un altro passaggio sotto canestro, ben fatto a far fallo, e Bianchi subisce il fallo. Bianchi è diventato un fattore in questo terzo periodo. Però la palla non è reazione di tiro, la palla è data, rimessa dal fondo per Piombino. 49-40. E attenzione perché questi non mollano, eh. Benucci, Giovanatto, forse infrazione di passi in partenza. Pallone per Franceschini, la recupera ben fatto. Attenzione, che errore, Due rigori sbagliati da 100. Ultimo minuto di gioco, 49-40. Benucci, che non riesce mai a entrare. Attenzione al tiro da tre punti, attenzione al tiro da tre punti, attenzione al tiro da tre punti. Bianchi, ma altro rimbalzo in attacco di Iardella, sbaglia, terzo rimbalzo in attacco. E Franceschini va segno. Franceschini, 6 punti, ma hanno concesso la trame che 3 rimbalzi offensivi. Sono curioso di vedere il dato fine partita. Rimbalzi in attacco che fanno malissimo alla Tramec, perché Contento, praticamente dopo ogni rimbalzo in attacco preso, hanno quasi sempre segnato. Questo li ha tenuti in partita fino adesso. Intanto Contento sbatte la testa. Ah, ok, si rialza, tutto tranquillo. 5-1, 4-2 conduce la squadra di casa, la Tramec Tuttori.
D'Alessandro, che ha perso un po' di spazio in questa seconda parte di stagione con l'arrivo di Luca Bedetti, che stasera non è proprio entrato ancora in partita. Intanto Bedetti su Venucci, fallo, fallo sul numero 11 Venucci. Fatto bene, vai lunetta Piombino. Vai lunetta Piombino con Venucci. Assegno il e primo. Allora Venucci mette il primo. Assegno anche il secondo per Venucci, ultimi 20 secondi di questo terzo quarto. Bedetti. Allora, perché questo è finito 5, un punto. Allunga la difesa Piombino, molto aggressiva, ultimi 9 secondi, 8. Caroldi con la palla in mano, guarda il tabellone, attacca, arresto, tiro, corto. Non trova il tiro Piombino. Trova il tiro nel tempo regolare ed è 51-44 vantaggio Tramec. Ricordiamo che appena all'esterno del palazzetto si possono gustare le ottime panini con la salsiccia, e questa sera possibile anche prenotarsi per la festa di giovedì prossimo più video per il gara 2. Minuti con 100 avanti di 7, però questi non mollano, Marco. Eh no, sto dando un'occhiata un attimo ai punteggi dai panchinari: 12 punti per 100, 16 per Piombino. In un match nel quale la Solbat non ha il miglior Venucci della stagione, ma ha trovato tantissimi secondi e terzi tiri che hanno dato la possibilità alla formazione di Cogi Padovano di rimanere a una trame che è un po' pasticciona, va a folate, quando va a folate a vedere di che pasta è fatta, ma non bisogna andare a folate, bisogna essere sempre sul pezzo. Sì, allora fatto. Ecco il fallo di Guerrieri. C'è il fallo del 2-5 Guerrieri, primo fallo. Ricordiamo che Piombino, Gabriele, sta giocando senza Mario Gigena, eh? Andre Haus per Benfatto, spalla canestro contro Franceschini. Che lo scarico un po' alto per Daniele De Martini, che perde palla. Ha perso Daniele De Martini, 51-44, 16 secondi più che dal via di quest'ultimo periodo. Sì, più che errore di De Martini, direi palla irraggiungibile di Benfatto. L'allenatore diceva sempre la palla persa è 50-50. Attacca Piombino con Iardella per Giovanato, Menucci per Franceschini, ancora Gabellieri per Iardella, vediamo il figlio d'arte per Giovanato. Attenzione, attenzione, non facciamoli tirare. Gancio di Iardella sbagliato, rimbalzo di De Martini, lo recupera De Martini. Per Andre Haus, la prima tripla di questo. Allora, questa partita. Terzo fallo, intanto lo stesso Andre Haus. Un minuto di gioco in questo quarto periodo. Gli altri campi vedono
vince le squadre di casa di pochi punti, ma siamo soltanto a metà del terzo periodo di altri campi. Yardella si alza a tiro, va a canestro. Yardella, 12 punti per lui. Micidiale, lui è Bianchi, micidiale stasera. Caroldi invece per De Martini. Ancora da Caroldi, uno dei più presenti in casa Tramec oggi. Andreaus, un'altra tripla, non va, rimbalzo di ben fatto, a segno ben fatto, che può fare la voce grossa contro Franceschini. Ben fatto, l'attacco qua più o meno 30 al termine, Yardella per Franceschini, Benucci scarica per Franceschini, è il piazzato, il suo tiro lo sbaglia per fortuna, rimbalzo di Caroldi. De Martini. Ecco De Martini, 2 minuti se ne sono andati già via, più 10 per noi. Ecco, ben fatto, ed è un bel assist per De Martini. A segno Daniele De Martini con l'assist di ben fatto. 3 bombe ha messo, a tre ne ha messo. Adesso bomba anche per Piombino, non va a canestro, rimbalzo di D'Alessandro, vuole meritare tutti i minuti in campo che gli vengono concessi, e intanto è pronto a tornare in campo anche Fontecchio. D'Alessandro invece dal campo. De Martini si alza. Attenzione, per la tripla. De Martini ci riprova questa volta, ci ha preso gusto. Eh sì, comunque 59-46 più 13, massimo vantaggio della Tram che in questa partita ci ha dato per Guerrieri. Sul fondo ancora per Yardella, Alessio Yardella per la penetrazione, carica fuori per Venucci, da 3 punti Mattia Venucci, mai in partita come Luca Benedetti. De Martini prova a tenere la sfera in campo, il pubblico un po' arrabbiato, questi sono gli arbitri, ma ovviamente meglio non rumoreggiare, perché poi ci sono provvedimenti disciplinari ben gravi. E intanto c'è 1 minuto di sospensione, 6:50 del termine, 59-46. De Martini ha aperto la scatola difensiva. De Martini e Andrea sono aperto con 2 bombe la scatola difensiva della Solva Piombino, che deve ritrovare il miglior Venucci, perché altrimenti di strada non ne fa. Attacco per Piombino, che ha fatto time out per cercare di rimettere a posto le cose, e intanto Benucci va a segno, 59-48. Sì, allora è Caroldi che manovra il pallone mentre si beccano le tifoserie. Andreaus si butta dentro, stoppata ancora di Persico, un'altra stoppata ancora. Intanto vogliamo ricordare il pubblico che riempie questo Palarcus, caldissimo per questa prima gara di playoff. Scende De Martini fra gli applausi, appunto dello stesso pubblico. D'Alessandro di nuovo da contento. Allora contento, Caroldi. Attenzione per il capitano, ancora lo scambio. Fontecchio per Caroldi, si come butta dentro il pallone con la bomba attenzione, di Lollo D'Alessandro, da 3 punti, la palla va a segno. Che non va. Il rimbalzo comunque della Tramec. Fontecchio, la zona 2-3 è molto adattata, Fontecchio contento, la bomba a segno! A segno! E
carica il pubblico. Marco contento, 17 punti ha fatto, 6-2-4-8 Piombino. Piombino in attacco per perdere un pallone sanguinoso, 5-53. L'impressione visiva è che in questo momento la Tramec possa scappare definitivamente, ma mai dare per morta Piombino. Federico, esplode il Palarcos, tutti in piedi, Andreaus da tre punti, corto, il rimbalzo di Persico che va per Iardella, tiro affrettato, due punti di Andreaus, le luci sono lì a tre punti, ancora per Iardella, l'anticipo, attenzione, palla che scotta, Persico, la stoppata di Fantecchio su Persico, clamoroso gesto atletico di Fantecchio sul miglior stoppatore del campionato. Pallone che può chiudere il match forse. Lassù dove osano le aquile, Luca Fontecchio stoppa Persico, attenzione, la attenzione Carol, che pesca forse il fallo non fischiato e trova il canestro il capitano Luca Caroldi. Adesso è Venucci, più 16 per la Tramec. Piombino sembra aver ammainato, loro hanno fatto bianca. 4 punti in questi 5 minuti. Giovanotto, palla persa da Alessandro, contropiede, contento per Fantecchio, game over ragazzi, questo è game over, 6-6-4-8 a 4-45, Piombino forse ammaina bandiera bianca. 100 con la, questo canestro trova probabilmente la chiusura del match. Qua forse Dan Peterson avrebbe la classica frase, mamma butta la pasta. Piombino in seria difficoltà senza il miglior Venucci, con Iardella che ha dovuto saltare molti minuti del secondo barra terzo quarto. Persico che non riesce a trovare il canestro da sotto perché la Tramec si sveglia in difesa con Luca Fontecchio, ma forse molto esaltati anche dall'andamento in attacco di questa Tramec che trova il canestro con continuità. Come dici te Federico, l'attacco è la miglior difesa, se difendi l'attacco può bene di conseguenza, talento ne ha la Tramec e stasera Piombino gli è mancato il suo uomo più talentuoso, Venucci, si è illuminato a sprazzi, non acceso, illuminato, e con Venucci a mezzo servizio, ma grazie anche all'ottima difesa della Tramec, per Piombino sono uscite un po' le magagne che magari nascondeva Mario Gigena, ricordiamo, Piombino ha giocato senza Mario Gigena, probabilmente colpito dall'infortunio nel corso degli ultimi allenamenti. Attacca Piombino per provare a rimettere in sesto un match che sembra segnato da tre. Giardella ancora, 15, l'ultimo dei Fighters a morire, bravissimo Alessio Giardella, lui è Bianchi super stasera. Attacca Cento, attacca Cento con contento che l'alza dove forse è un troppo alta per un attentissimo anche Fontecchio. Iardella arresta il tiro, ma c'è anche canestro di Fontecchio, contento va via, 66-51, e vuole calmalo, eh sì assolutamente, perché altrimenti senza la calma non si va da nessuna parte. Attenzione ancora Capitan Caroldi, Capitan autostrada Caroldi. Diceva la canzone di Antonello Venditti, autostrada deserta, evidentemente sì. Caroldi ha trovato l'autostrada deserta, 6-8-51, l'impressione che Piombino abbia, diciamo è quasi fatta, abbia messo una pietra miliare sul sogno di vincere, barca. Esattamente, ancora Bianchi, bravissimo, palla persa, raddoppio difensivo di Caroldi, fischiato a fallo, le tre bombe consecutive di 100 in questo ultimo quarto hanno aperto il solco definitivo contro una Solbia davvero che ha grande grande orgoglio, grande qualità, grande carattere, ma stasera senza Venucci, senza il miglior Venucci, soprattutto anche senza Mario Gigena, ma probabilmente si portava qualcosa dagli ultimi allenamenti in corso in quel di Piombino.
hanno lasciato in panchina 13,5 punti e 4,7 rimbalzi. Non è una cosa da poco conto, Federico. Assolutamente no. Poi ricordiamo l'effetto che può avere sugli arbitri di quella portata. È rimessa nostra. Rimessa Tramek, palla persa da Piombino. Per Piombino. E Piombino in questa palla persa manda, è in confusione. 3 minuti dalla fine della partita, può essere forse. E anche il fallo adesso di Pedroni. Quarto fallo fissato al numero 3, Pedroni. Attenzione. Palla persa, fallo di... palla persa e forse il fallo di Lollo D'Alessandro. Giordani non troppo contento di questo fallo. Comunque D'Alessandro, ottima la sua partita anche in pochi minuti del suo match. Attenzione a Piombino. Adesso lo scarico per Franceschini. D'Alessandro chiude in angolo, Franceschini che riesce a scaricare. Iardella attacca Fontecchio fino in fondo. E un altro canestro di Iardella. Sporcato però la, se mi permettete, la cavolata di Franceschini. Il canestro c'era già, si appende al ferro. E... interferenza canestro di Franceschini. Canestro annullato. Ha dato 2 punti, un grandissimo canestro di Alessio Iardella. Locci sta per entrare in campo. Entra in campo Locci. Entra in campo Locci, caricato da Giordani. Locci che anche lui deve far vedere di meritare il campo in questi playoff. E dentro anche Brighi. Fontecchio probabilmente è uscito per infortunio, una pacca sul mento. Allora ancora Cianto, contento. Con Brighi, il blocco di Locci, contento, lo scarico, bello, per Carotti, scarico per il capitano. Brighi, ancora arresto, Cianto, tiro, non va, ma il rimbalzo di D'Alessandro, rovesciato, non va, il rimbalzo Locci che prova a prendere la palla Franceschini, fallo di contento, che strappa e tanto il fallo di contento su Iardella. Iardella a condurre la transizione di Piombino che si butta dentro ancora come un treno, uguale a prima, fallo e buono canestro, forse lo sarebbe stato anche prima, ma il buon Franceschini ci ha messo la manina di troppo. Ancora un grande canestro per Iardella che ha fatto vedere canestri veramente veramente belli questa sera. 17 punti per Iardella, 17 punti con dei canestri anche molto difficili come questo, perché andare a tirare in faccia Locci un 2 metri passa non è facile. Iardella per il potenziale da 3 punti a segno ancora, e sono 18 per Iardella, 16 punti per lui, 18 per Iardella, top scorer. 18, ok. E ultimi 2 minuti di gioco, 68-54. L'unica notizia brutta per la Tramek che è in bonus di fallo. Caroldi, arresto, tiro, il canestro! Ed è Caroldi! Mattia Caroldi! Il capitano in formissima per questo. Mamma mia, Iardella cosa sta facendo? 20 punti per raggiunge lui. Quota 20. Raggiunge quota 20. E ormai è fatta, ormai è fatta. Caroldi, passaggio per De Martini che fa saltare l'avversario. Brighi attacca, scivola, prova il canestro da seduto. Era chiedere troppo, era chiedere troppo. Ancora Gabellieri, però va bene così, manca un minuto. Gabellieri sbaglia, 70-56,
in due che forse rischiano di perdere la palla. Ma game over qui al Palarco, tutti i minuti di gioco. Si può dire che abbiamo chiuso non solo la partita, ma penso anche De Martini la serie. Per Locci che prende il tiro. Locci! Locci! A segno! Anche Locci appena entrato in campo. Per lui 38 minuti di pan e a segno. E ora mi sa tutti in piedi il Palazzo dello Sport per questa gara 1 di playoff. Ci sono, c'è il pubblico, la società, l'ambiente, si è tolta anche la scimmia della sconfitta, la risposta con l'eco ora De Martini in palleggio per D'Alessandro. Vediamo se Lorenzo va a segnare anche lui. Ha segnato tutti, 75-58, 20 secondi al termine. Ora la formazione di Piombino supera la metà campo, 10 secondi al termine, gara 1 va in tasca alla Tramec per 75-58. Si gioca gara 2 a Piombino, decisivo, l'ultimo periodo, 3 bombe di fila e Piombino è caduta a cospetto di una Tramec molto intelligente. Eh sì, è una bella vittoria, ci siamo messi già in cascina il primo punto e adesso andiamo a Piombino a prenderci la semifinale. Meritatissima la vittoria di Cento, nulla da dire, grandissimi in difesa a sprazzi, grandissimi in attacco. E allora 75-58 per Cento, una partita mai in discussione. Allora io direi un rapido commento da parte vostra e poi saluti. Tutto deciso nell'ultimo periodo quando Andreaus e il triplo di De Martini hanno solcato il divario decisivo. Piombino però ha giocato una gran partita d'orgoglio e ricordiamo mancava Mario Gigena e probabilmente questo ha influito anche sull'esito del match, anche se la trama non ha assolutamente demeritato di vincere la partita, anzi è stata molto concreta, molto cinica quando serviva. 17 di contento e 20 per Iardella, i migliori marcatori delle due formazioni, da Marco Granata. E allora il giro d'onore, giro d'onore da parte dei giocatori, vai Federico. Giro d'onore da parte dei giocatori, giro d'onore da parte dei giocatori, meritatissimo il capitano davanti a tutti, grandissima partita del capitano, grandissima partita di quasi tutti i giocatori della Benedetto. Ci siamo, questo è l'atteggiamento che bisogna avere in tutti i playoff, speriamo di mantenerli e di andare avanti il più possibile. Grandissima Cento, grandissimo pubblico, il palazzo pieno, fa veramente venire una carica addosso anche da giocatore, posso confermarlo quando ho giocato qua, e speriamo anche di ritrovare il carissimo Bedetti per le prossime partite. Intanto grandissimo, grandissima Tramec. E allora sui titoli di coda con i giocatori di Cento che vanno a prendere gli abbracci del loro meraviglioso pubblico, ribadiamo il finale 75-58 da Gabriele Sbattella, Marco Granata, Federico Aspergo. La più cordiale buonasera.